Un saluto a tutti ragazzi da Missy 91, siamo su Black Clover Quartet Nights e dobbiamo continuare con le sfide. Vediamo un po' cosa ci aspetta oggi. Charmy, ok, allora abbiamo già usato Charmy e non mi aveva fatto impazzire, però va bene dai. Allora, le missioni chiedono di andare a segno con Morbida Sfera Lanosa 20 volte, recuperare 500 di salute con provviste della pecora, perché lei è vero, lei mette a terra tipo i cibi da mangiare e curano te o gli alleati, diciamo così. Andare a segno con Morbido Cuscino Lanoso, che non mi ricordo qual è, Colpo della Pecora Dormiente e Combo della Pecora Dormiente. Ok, l'ultimo è l'attacco speciale. Quello appena prima non mi ricordo, forse lancia un pecorone di lana, non mi ricordo. Unaka, suito. Sto morendo di fame. Per colpa della punizione del comandante non ho potuto mangiare per una settimana, povera. Ma adesso manca soltanto un'ora e... Ma forse Charmy non resisterà tanto a lungo. Povera Charmy, non può mangiare da una settimana, ma siamo tutti pazzi. Resisti. Resisti. Chi? Resisti, apri gli occhi. Vuoi dell'acqua? Eccola. Ti prego dimmi che non è il verde. Voglio della carne. Mi spiace, niente carne. Dimmi che non è il verde, ti prego. No! Dov'è finita, tra l'altro? Perché è dentro un dungeon questa? Allora? E così l'hai portata al nostro accampamento? Ah, ecco, perché l'ha portata a lui. Il verde, vero? No, il rosso. Beh, non potevo lasciarla là. E ragazzi, ci mancano circa 10 giorni di razioni. Aia. Ma conto. Vi mancano 10 giorni e sono in rapido aumento, purtroppo. Un momento. Ottimo lavoro, rosso. Perché? Era sulla nostra lista. Questa ragazzina? Charmy Papitoson. Non so come si pronuncia il cognome di Charmy. Ammetto di non averlo, credo, mai sentito all'interno dell'anime, quindi non ne ho idea. Membro del Toro Nero. Usa la magia di cotone. Insolito. Sembra una bambina, ma ha 19 anni. Cosa? Perché mi guardi così? Sei caduto preda dell'inebriante fascino di Charmy? Ha una spaventosa ossessione per il cibo. Chi cerca di sottrarle il cibo... Qui dice che... va incontro ad una fine disastrosa. Beh, questo rende le cose più semplici. Ehi, piccoletta! Ne vuoi ancora? Che dici? Ancora? Sì! Ma è davvero umana? Se ti batti con noi e ci sconfiggi, ti daremo tanto altro cibo. Davvero? Allora... Cosa? Sento la sua energia magica montare poi. Va bene. Non perdiamo altro tempo. Vai, si è trasformata, è la fine. E la fine, ragazzi, siete tutti morti. Avete attivato la rabbia di Charmy. Charmy, stile di combattimento, una guaritrice con potenti magie da brevi distanza. Io mi ricordo una guaritrice con attacchi del cacchio, se proprio devo essere sincera, però magari mi ricordo male. Fai apparire oggetti di cura con provviste della pecora, rallenta i nemici con morbida sfera lanosa e attacca con colpo PD, che non mi ricordo più qual è. Provviste della pecora si potenzia dopo un certo periodo. Ma si può distruggere, piazzala bene. Ah, quindi quando io metto a terra tipo il cibo da mangiare, se rimane a terra per di più, poi alla fine mi cura di più? È così che funziona? Interessante. Beh, devo ammettere che la prima volta che abbiamo usato Charmy non sapevo dell'esistenza di questo menu che ti spiega le cose, quindi non ho idea di quello che ho fatto durante il combattimento, perché premevo tasti a caso. Ora potremo capire cosa fanno le abilità di Charmy. Morbida sfera lanosa. Tieni premuto per scagliare continuamente palle lanose rimbalzanti che rallentano i nemici colpiti. Ecco, questo fattore di rallentamento deve essere così ridicolmente basso che non te ne accorgi, perché sia con Vanessa che con Charmy io non mi accorgo di rallentare la gente. Charmy l'abbiamo già usata e il rallentamento proprio non l'ho notato mai. Deve essere una cosa veramente ridicolmente piccola. Provviste della pecora. Posizione del cibo che rigenera la salute degli alleati che vi entrano in contatto. Dopo un certo periodo il cibo rigenera una quantità di salute maggiore. Quindi sì, lo mettiamo a terra e aspettiamo e rigenera più vita. Però i nemici possono tipo attaccarlo per rompercelo. Ok.
Morbido cuscino lanoso. Ecco, questo me lo ricordo. È quella cosa che piazzavamo a terra e ci si rimbalzava sopra, ma non ho mai capito l'utilità di questa abilità. Quindi, posiziona un cuscino che ti fa rimbalzare verso l'alto e rallenta i nemici che vi entrano in contatto. Ok, non serve una mazza. Questo attacco non ho mai capito a che diavolo servisse. E ancora, non ne trovo l'utilità, diciamo così. Adesso so a cosa serve, ma non ne trovo l'utilità, perché saltare su sto gioco non è così utile. Avessi dei bonus se attacco da più in alto, ma non è così. Quindi non capisco perché farmi saltare. Avrei preferito di più avere una schivata, sinceramente, con Charmy, che mi ricordo lei non ha. Colpo della pecora dormiente. Attacca i nemici davanti a te con la pecora. Se collegata esegue un bombardamento della pecora dormiente. Ok, tira quella pecora col pugno incredibile. Combo della pecora dormiente. Lancia un attacco in combo insieme ad una pecora gigante in direzione del bersaglio. Tieni premuto RT per mirare dopo aver lanciato l'attacco. RT è l'attacco base, ok. Abilità, pecora dormiente. Dopo colpo, combo o bombardamento della pecora dormiente, la pecora rimane e continua ad attaccare i nemici fino al tuo prossimo incantesimo. Ah, ok, sì, mi ricordo di questa cosa, però il problema è che il tuo attacco praticamente viene lanciato in linea retta davanti a te e poi si ferma ad un certo punto e continuerà ad attaccare in quel punto. Il problema è che i nemici si sposteranno, cioè magari lì è abbastanza stupida da rimanere lì, ma in teoria uno con un cervello si sposta. E le mie abilità rimbalzano a terra. Se io le lancio qua, guarda che rimbalzano, no, che figo. Questo non l'avevo notato la prima volta. Ma che bello. Ho sbagliato, questo era il rimbalzo. Volevo mettere la vita, vabbè. Ma sai che forse in sta mappa è utile il rimbalzo? Ho trovato finalmente dove usarla. Quell'abilità inutile. Scusi. Vuole morire. Mi scusi, quanto poco danno, Charmy, quanto poco danno. Cioè, ho colpito 20 volte questo per ucciderlo, è incredibile sta cosa. Eh? Salto su. Ok. Ti ho fregato. Aspetta che risalto su, no, salta giù lui. Ok. Vai, pecorotto. È morto? Ok. No, aspetta. No, aspetta. Madonna, la fatica. Ok, arrivo. Ci sono. Vai, pecorotto! Mi piace fare sta cosa, è bella. È bellissimo. No, ma dai, ma è un pecorone pure questo. Non l'avevo notato, è un pecorone schiacciatissimo. Dove stanno i nemici? Sale. Aspetta che io devo anche rigenerare vita. Devo anche farlo. Ok, ho l'abilità speciale. Dove stanno i nemici? Li ho persi per sempre. Scusi, ce n'era uno che è saltato giù, è rimasto qua. Guarda, sto deficiente, beh. Guardalo. Morto, perfetto. Ehi, pecorone. Aspetta che arrivo. Mi butto in mezzo alla mischia, aspetta. No, via da qua. Ok, via da qua. Aspetta, vai. Vai che c'è la mischia, butta. Mena. No. Aspetta. Devo lanciarlo. Mi devo spostare. No. Madonna, il danno ridicolo c'ha a me. Salta il muretto, Charmy. Ok, vai pecorone. Ci devo continuare a spammare il pecorone per fare del danno qua. Ok. Vai pecorone. Dov'è? Morto. One pecorone, one kill. Fatto. Aspetta. Bravo pecorollo. Subire, morire. Grazie. Sapete che non mi viene da usare l'abilità? Ma perché non mi stanno colpendo troppo? Aspetta che faccio colpire. Prego, colpitelo. Devo rigenerare vita io. Mentre metto il pecorollo. Ok, adesso basta però. Grazie, gentilissimi. Ecco, fatto. Vita. Rigenera. Ok. Ecco, fatto, vedete? Stavo dimenticando che dovevo fare anche questo. Aia, adesso basta però, pecorone. Vai. Vita. Ecco qui. Dov'è? Ah, è lassù, ok. Ah, c'è uno pure qui. Pecorone, fai il tuo lavoro, maledetto tu. Ok, mi rigenera anche gli scudi, buono. Ne volevate, maledetti voi. Preso. C'è uno qua dietro, sì. Ok. Sentivo un rumore, non capivo. Posso salire? Grazie. Dov'è quello lì? Vai! Pecorone! Bello il pecorone dal cielo! Ok.
stare attenta perché qui mi fanno un sacco. Madò, quanti sono? No, forse mi conviene stare a rimbalzare, sapete? Forse mi conviene stare qua sopra. No, 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 sali, sali, Charlie. No, via da qui. Ok. Vuoi lanciare pecoroni? Vuoi lanciare pecoroni? Madò, guarda te, guarda. Non ho abilità di schivata io. Mamma mia. Aspetta. Che casino che c'è qua. Vai, pecoroni. Quanti sono? Morite. No, 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 salta. Ok, ah, cacchio, mi ha preso lo stesso. Quanto? Ok. Ho la vita. Aspetta. Vita. Yeah. Vai, pecoreddu. Aia, Dolores. Aia, Dolores. Via da qui. Vita. Vita. Yeah. Ok. È l'ultimo? C'è altra roba? C'è altra roba in giro? Non è possibile. Aspetta, andiamo a prendere. Guardate che è cresciuto questo. No! Il pasticcione! Eccolo dov'è. Aia, Dolores. Senti, pecora, fai cose che mi sono già stufata di sto tizio. Mamma mia, Charmy. Ok, ho capito un po' meglio come funziona. In questa mappa è utile anche il salto. Però è comunque difficilissima da usare, Charmy, mamma mia. E Squishy, poverina, muore in fretta. Ah, sono piena. Ok, e ora? Voglio qualcosa di dolce per dessert. E sparisce così, nel nulla. Stai scherzando? Ma quanti stomaci ha? 20 giorni di razioni andati. 20 giorni per 4 persone. Secondo te possiamo addebitarle come spese? Scordatelo. Ah, vedi, quindi iniziamo a capire, ognuno ha il suo ruolo in questo gruppo. Abbiamo il giallo che è il teppista, il rosso e il verde che sono quelli che ci provano con le donzelle, il primo è un cascamorto, il secondo è un pervertito, e poi abbiamo il blu che è il contabile rompiballe. Ci sta, fatto. Vedi, ognuno ha il suo ruolo in questo gruppo di cretini. Ah, dovremmo rimetterci di tasca nostra. Mi viene da vomitare. Allora, questa era Charmy, l'avevamo già provata in realtà e la prima volta mi era piaciuta veramente poco, anche perché, ripeto, non sapevo dell'esistenza delle spiegazioni e quindi non sapevo bene cosa facessero le abilità. In questo caso credo di averla usata un pochino meglio, anche se continuo a sostenere che il danno che fa, è vero, tira pallette di cotone. Quanto male può mai fare una palletta di cotone? Però il problema è che veramente devi tirare 28 miliardi e mezzo di pallette ad un nemico per scalfirgli un'unghietta, perché non fai di danno. Non hai mobilità, perché ok, hai quel coso per rimbalzare che in questa mappa devo ammettere è stato parecchio utile in realtà. Però nell'altra mappa, la prima volta che l'abbiamo usata, che era un'arena piatta con un singolo nemico, mi è servita relativamente a niente. Quindi è situazionale questa abilità. L'unica cosa utile in Charmy è, vabbè, che rigeneri un po' di vita e che hai la pecora che tira il pugno incredibile. Che però non puoi dipendere solo da quel pecorone lì, cioè il tuo attacco base fa veramente schifo. E il rallentamento, ragazzi, voi ditemi se avete avuto la sensazione che i nemici fossero rallentati. Io non l'ho avuta, cioè l'attacco base rallenta i nemici. Per quanto mi riguarda si muovevano normalissimi. Quindi credo di aver avuto la conferma che il rallentamento in questo gioco è tipo lo status più trascurabile della vita, perché non lo percepisci per nulla proprio, non serve a niente. Quindi, non lo so, Charmy è semi bocciata perché non mi trovo molto con le sue abilità, però comunque è un healer, è un curatore, puoi mettere a terra un sacco di cure. Alla fine, se la usi da healer può funzionare, se la usi da personaggio che comunque supporta e cerca di fare un po' di danno, no, non è utile. Cioè, Mimosa cura molto di più in passivo, perché non devi star lì a mettere giù 28 cure, ne metti una e fa da sola, e soprattutto fa un sacco di danno, perché Mimosa ha anche il danno, quindi c'è roba molto migliore rispetto a Charmy, purtroppo, in questo gioco, la trovo un po' secondaria, diciamo così. Comunque, per il video di oggi è tutto, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like, e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!